E con Vestita era un angelo si apre l'appuntamento odierno di Giro di Tacco, piacevolmente insieme con Fausto Fulgoni. Buongiorno Fausto e buongiorno al nostro buongiorno, pubblico. Buongiorno a tutti quanti, a Sorriso TV, tutti voi, i tuoi telespettatori. E bentornato con noi allora Fausto, e grazie, grazie per l'invito qua insieme. Oh, come stai intanto Fausto? Era da un po' che non ci si trovava. Eh beh, è già passato un po' di tempo. Mamma mia. Vabbè, ma lasciamo stare tutto perché i motivi. Però insomma l'importante è essere qua a parlare ancora di musica, far divertire se possibile i tuoi telespettatori con le nostre canzoni, i nostri repertori, e quindi siamo ancora qua, siamo ancora pronti per fare ancora musica alla grande se possibile. E tu dicevi un poc'anzi per essere qua per parlare di musica eccetera, ma tu da quanti anni Fausto parli di musica, canti la musica? Diciamo che io ho cominciato, cioè l'ho sempre fatto, perché anche nella mia famiglia siamo tutti, abbiamo qualcosa che ha avuto a che fare con la musica. Io espressamente sto lavorando proprio a tempo pieno per scrivere per altri esecutori, saranno 32-33 anni, però ho sempre fatto anche prima musica. Okay. Ho fatto anch'io l'orchestrale, ho girato un po' il mondo, sono stato a Londra, ho fatto un po' di cose anch'io. Poi un giorno velocemente scrissi una canzone, ma per gioco, proprio così. Okay. Perché non ero manco iscritto alla SEAE, quindi okay, non è che mi interessava. Non era nelle tue prerogative, diciamo. No. Okay. Ho scritto solamente una canzone dal titolo Una rosa per te, e la diedi ad un amico, il quale lo diede a Sandrino Piva. A Sandrino Piva. Un giorno grande mi chiama, Sandrino. Dopo poco tempo mi chiama e mi dice: guarda, in televisione su Rai, okay, Rai 1, che ci sarà una sorpresa. Apro, c'era una trasmissione condotta da Magalli. Okay. E c'era tutta l'orchestra di Sandrino Piva, la formazione intera, dedicarono questa canzone a un'attrice, credo fosse Gloria Guida, e tutti insieme fecero questa canzone. Beh, ho detto, allora a questo punto vediamo di fare qualcun'altra. Giustamente. Lì fu l'inizio della mia attività vera e propria come autore. Io stamattina nel mio profilo Facebook, annunciando appunto l'ospitata di oggi, dicevo autore di tantissime canzoni, di grandi canzoni, grandi successi del mondo della musica da ballo, e precursore con i Girasoli della musica folk popolare. Ti ritrovi in ciò che ho scritto nel mio profilo? Sicuramente sì, io feci questo gruppo nell'89. Mamma mia. Perché mi piaceva, diceva, l'idea di cantare, poi mi piace in modo corale, però uh-huh, pensai appunto di cantare le canzoni popolari, riprendere questo repertorio e portarlo ancora in auge, portarlo ancora alla gente, perché ormai c'era... i pezzi non si sentivano più, o raramente qualcosa fece la Orietta Berti, qualcun sì, altro, okay, però in modo sporadico. Invece un gruppo che si identificasse con questo repertorio non c'era. Allora inventai questo nome, feci tutto, però cominciai con le canzoni mie, scritte da me. Ah, ok. Tra le quali c'era Bugiardo d'amore, che noi vedremo tra poco, certo. Poi dopo 8 dischi fatti con solo brani miei, cominciai a inserire quelle canzoni più popolari conosciute. Hai capito? Tipo Lungo Fogarina, che ne so, Meglio Mamma sarebbe, mia, tutti questi brani. E da quel momento in poi arrivammo a 31 CD. Abbiamo smesso 2 anni fa. 2 anni fa abbiamo smesso per motivi vari. Niente di che, però abbiamo, okay, ho preferito finire se era possibile in bellezza. Certo. Come allora, per chiudere poi, per chiusare con i Girasoli, ecco, se qualcuno vuole sapere, ecco, l'avventura dei Girasoli si è fermata, l'avventura artistica dei Girasoli si è fermata 2 anni fa. Ma quando tu iniziasti nell'89, eri convinto del successo che vi avrebbe portato? Siete partiti in 5? Diciamo che la convinzione l'avevo, perché intanto avevo questa voce, il solista, che era una voce molto interessante per fare il nostro genere, e poi sentivo che la gente aveva bisogno di sentire canzoni di una volta, e allora ci credevo, io ci ho creduto con tutta la mia forza, ho avuto degli ostacoli ma sono riuscito a sorpassare tutto, e appunto sono arrivato a 32 anni. Mamma mia. Ci credevo. Poi 32 avuto... anni con 31 con 31 con CD, 31 CD, vuol dire c'è un CD all'anno, eccola là.
Poi abbiamo avuto anche la fortuna di andare, non so se si può dire in televisione, Certo. abbiamo di partecipare a trasmissioni importanti come Buona Domenica giù a Roma, che siamo andati Con per c'era con 75 Costanzo? Costanzo, sì, Ok. facciamo un giochetto con Ok. la Barale, con Aci, e lì ci andammo per 75 puntate, tutte le domeniche eravamo a Roma. E poi abbiamo girato anche poi il mondo, l'America, la Francia, la Svizzera, l'Inghilterra 2 volte, e andavamo presso le comunità Beh, italiane a un classico, portare questo certo. repertorio. Però diciamo che Portare un po' proprio la cultura, la l'aria nostra, popolare. esatto, diciamo, la soddisfazione più grossa l'ho avuta in America, a New York, Ok. quando ricordo cantavamo le nostre canzoni popolari e c'era la gente che ballava e commossa, commossa perché le cantava. Chissà quali ricordi eravamo riusciti. Affioravano, sì, Esatto. assolutamente, E ma lì è stata veramente emozionante, emozionante. Ma poi è stato bello dappertutto, perché per l'amor di Dio abbiamo avuto riscontri notevoli un po' dappertutto. Però. se adesso chiusa l'avventura dei girasoli, se ti volti un attimo indietro, sei contento di ciò che hai fatto, che hai realizzato? Oppure c'era ancora una parte in quel famoso cassetto dei sogni che non sei riuscito ad aprire? Oppure ciò che hai No, fatto sei rimasto contento? io sono rimasto contento di quello che abbiamo fatto perché, tenendo presente, perché bisognerebbe sapere sempre ognuno quante possibilità ha di fare le cose. Io ho fatto il massimo che potevo fare con gli elementi che avevo, con la preparazione musicale che avevamo, e sono arrivato, secondo me, al massimo di quello che potevamo fare. Poi, certamente, pensando alle possibilità, potevano essere tantissime di più. Ma noi avevamo un pregio, forse difetto, che non sapevamo venderci molto bene. Noi facevamo il nostro lavoro solamente, Ok, ma non riuscivamo a fare come sì. fanno certi, che sarebbe La promozione, giusto, sarebbe anche giusto perché, autopromuoversi. ah, E certo. non lo facevamo. E allora la gente, il pubblico ci apprezzava per quello che facevamo sul palco, è finita là. Beh, grande Fausto, insomma, un nome veramente straordinario e impegnativo proprio nel mondo della musica da ballo e nella musica folk popolare. Non a caso, come ripeto, proprio stamattina nel mio profilo avevo scritto precursore con i girasoli della musica folk popolare. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con Vestita era un angelo. Quanto ti ha dato di popolarità o quanto vi ha dato di Ma sì, ma popolarità? questa è una canzone che io È pazzesca. l'ho fatta per gioco, non la volevo manco firmare perché io dico, ma dai, una canzone un Sì, po'. veramente, sì. Allora ho preso spunto dalla famosa Avevo un occhio di Sì, vetro, esatto, sì, che la ok. fanno in tutte le Sì, regioni, e poi certo. da lì chiaramente l'ho sviluppato e Vestita era un angelo, ho aggiunto tutto quanto. La canzone a mia. È piaciuta, io Sei piaciuta? incredibile, però ho detto, beh, delle volte ti sforzi a fare delle cose impegnative e dici questa deve essere una fenomenale. No, fai una canzone che ci metti mezz'ora a farla e tutti la vogliono. E beh, è così, ognuno, il Certo, pubblico è però questo, è a ecco. distanza di anni, ancora la si ascolta, ancora la si richiede a Radio Sorriso e non a caso abbiamo desiderato aprire l'appuntamento di oggi, questo piacevole incontro proprio con Vestita era un angelo. Però voglio aggiungere una cosa, non so se ho il tempo, Dimmi, dimmi, poi. no, perché diciamo che io vado, insomma, sono contento di alcune canzoni che ho fatto, io ne ho fatte circa 2000, 2000, Mamma, mi ok. daranno poi una targa, Sì, non so. poi ne parleremo, poi ne parleremo. Però io ho fatto un libretto dove ho messo le canzoni che secondo me erano quelle più gettonate, quelle che sono state più gettonate Ok. negli anni. Se posso fare uno discorso veloce, veloce, veloce. Allora, no, allora sai cosa? Lo Lo facciamo facciamo dopo? dopo perché vedo che tra queste canzoni, tra le più gettonate, c'è Bugiardo Amore. Vabbè. Noi ce lo vedremo poi con Franco Bastelli, al quale mandiamo un grande salutone. Ciao Franco, Ciao subito Franco. dopo una pausa pubblicitaria. Questo brano che faceva parte di un, me lo ricordo, di un 33 giri proprio di Franco Bastelli, era uscito nel 90, era il Esatto, periodo, 90. era esatto, me lo ricordo molto bene, era il periodo dei mondiali di calcio in Italia e uscì proprio questo LP di Franco Bastelli. Ci credevi con questa canzone di Bugiardo No, Amore? assolutamente no, l'ho fatta, ma no, Tanti non si. la conoscono, tanti non sapevano che il papà di questa canzone è Fausto. Sì, no, io l'ho scritta come tante altre canzoni, poi
Fra le tante c'è qualcuna che salta fuori così, come quando ho scritto Se non ci fossi tu di Per Marco Il Marco il Clane, canale. l'ho scritta insieme ad altre, però quella lì è piaciuta in modo particolare alla gente, come Dammi un bacio. Sono le canzoni, io le scrivo, ma non penso mai al risultato. La scrivo, piace a me e poi speriamo piaccia anche agli altri. Certo. Lo faccio con questa mentalità. Bene, e complimenti perché insomma brani che non hanno scadenza e vedi per Bugiardo Amore oltre 30 anni questo brano e ancora lo si ascolta e lo si balla ben volentieri. Lo vedremo tra poco dopo un breve break pubblicitario nell'interpretazione proprio di Di Franco Franco. Bastelli. Signori, a tra poco con Bugiardo Amore e insieme con Fausto Fulgoni. L'estate di Sorriso è tutta da ballare. Ed eccoci qua nella parte finale. Caro Fausto, quando si sta bene insieme il tempo vola. Vola. E insomma, ne abbiamo parlate di cose, Ne in abbiamo questa detto. lunga ospitata di cose ne abbiamo parlate, oltre 30 anni che scrivi, dopo quella famosa rosa, beh, Una rosa per mamma te, mia, quella ti ha portato bene. eh. È quella che Quando... mi ha dato il là per continuare, no? E allora ho detto, vabbè, è una canzone che secondo me era molto No, no, ecco, semplice. purtroppo non abbiamo il video, magari sarà un motivo per ascoltarli in radio, non abbiamo il video. Chiusa la parentesi, dimmi. È la canzone che mi ha fatto capire che insomma quello che scrivevo poteva avere un senso. E allora da quel momento in poi ho cominciato a scrivere, ho sempre proposto canzoni ad altri esecutori e qualcosa è sempre stato preso. E a tutt'oggi sono ancora qua che mi diverto ancora a scrivere e a fare. E ho anche in serbo delle cose importanti che Sì. però Ok, per me importantissime, non so poi per gli altri, però insomma. Ok. Però vediamo, perché io non dico mai le cose No. finché non ho Non il... ti sbilanci fin tanto che non si vede Esatto, realizzare. Ma insomma, esatto. allora noto che questo famoso cassetto dei sogni lo apri ancora, sebbene No, c'è in serbo qualche cosa, però ogni tanto lo apro, poi lo richiudo, poi lo apro, poi lo richiudo. Però spero che di un giorno di poter estrapolare qualcosa di importante. Ok. Ci credo, mi piace l'idea, però è meglio evitare di dire le cose perché, sai, nel nostro mondo, come dappertutto, le cose possono cambiare da un giorno Certo, all'altro. assolutamente Mi sì. sentono, sì, perché ha Sì, qualcuno ok. No, che... no, beh, magari ecco, sei l'ora, poi ti avvicini un po' di più. Ma era ciò che tu volevi fare fin da piccolo oppure è Ma una io ho cosa. cominciato a fare musica che ero un bambino, perché a 8 anni suonavo nella banda. Poi avendo questa famiglia di musicomani, Sì? Ah, ok. allora ci sono sempre stato un po' dentro nella musica. Poi ho fatto il conservatorio, poi sono andato, ho fatto all'estero, ho suonato all'estero, a ristoranti, molto molto bello. E poi da lì sono venuto in Italia, mi sono messo con delle formazioni, una formazione locale con un maestro col quale facevamo serate non grandi, ma non si faceva la professione, si facevano i weekend. E poi un giorno scrissi questa cosa, scrissi sto Rosa per te, e da quel momento, e poi mi venne l'idea dei Ecco girasoli una e rosa cioè, per te. Na 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 na. Ok. Bene. Oh, è una aspetta. canzone che proprio Marco il Clan mi diceva poco tempo fa, Sì. ci siamo visti, lui la faceva abitualmente questa canzone tutte le sere e poi ci ho detto, a me mi fa piacere che fai una rosa per te. Perché l'hai fatta tu, mi ha detto. Eccola Perché qua. l'hai fatta tu? E ci ho detto, certo che l'ho fatta io, ma non lo sapevo, non lo sapevo, è rimasto quasi meravigliato perché non sapeva che fosse Ecco, una mia perché canzone. infatti ne parlavamo anche in radio, accade spesso che ovviamente si cita il titolo della canzone, chi la canta, ma ovviamente non l'autore. Lo si fa a Sanremo, che si... Perché sono obbligati. Eccola là. Però ecco, di tante canzoni, veramente di tante canzoni, il papà è proprio il nostro Fausto Folgori. Aspettiamo allora le nuove canzoni, Sì. già che accennavi di Marco e Calam, vedremo questa carezza se avrà tanto Sì, successo come se non ci ultimamente fossi tu. è uscito Marco il Clan, al quale io tengo in modo particolare, poi è uscito Bagutti, e
È uscito qualche tempo fa la Francesca Cocco, che anche lei aveva una Federica canzone. Cocco o Francesca Mazzucato? È uscita anche la Francesca Mazzucato con un Ok. brano, Dalla luce del sole, si intitola. E poi deve uscire anche Bensi, che ne ha un altro anche lui. È uscito Bertoli, che ce n'ha. Bianche Montagne di Bertoli, te l'ha mandato? No. No, Non lo no, sa. devo vedere, Ecco, ok. anche Beh, quello. diglielo allora, vi troverete allora Già. il 17 di agosto, ti Glielo dirò. premieranno per porta i miei saluti Sarà e fatto. dice, guarda che aspettano le Montagne. bianche montagne. Eh sì, assolutamente, sì, insomma, con Paolo ogni tanto ci si sente, allora ben volentieri. Allora, siamo Abbiamo addirittura detto quasi d'arrivo. tutto. Cioè, ecco, questo quasi mi preoccupa. Hai qualcosa ancora? No, Devi no, no, no. aprire il cassetto No, di... volevo rinnovare la mia proposta di potermi Ah, mamma mia. esibire presso le vostre comunità Certo, venete beh, in certo. qualsiasi Mamma mia. occasione, qualche canzone così Tu per ospitate ne stare fai ancora, come però Fausto dei Girasoli, non Fausto dei più come i Girasoli. Girasoli, perché appunto ne parlavamo nel corso programma, Esatto, eccola là. Fausto dei Girasoli Tu però, qualche insomma, canzone. tu ogni tanto ti diletti, oltre che scrivere, se c'è qualche ospitata da Sì, fare... mi piace Ah beh, rimanere in insomma. mezzo alla gente, ripropormi perché questo mi dà vita, mi fa stare bene. Cioè il fatto di vedere il pubblico, se poi lo vedo sorridente, ancora meglio. Ah sì, Quindi bene. questa è la mia ninfa, se non ci fosse quello non riuscirei a fare neanche le canzoni. Quindi un rapporto con i telespettatori, con la gente mi fa sempre piacere. Credo. E beh, insomma, tu è da tanti anni che hai questo forte legame. Allora, cari sorrisini belli, siamo in addirittura d'arrivo. Allora, scegli, abbiamo Ti amerò, mi amerai, canta te, oppure c'è Matteo Tarantino. Ecco un'altra Fai canzone. Matteo Tarantino che mettiamo mai e poi mai. Giusto? No, c'è bianco, rosso e verde. Ah, metti. Ah, beh, quello è un C'è pezzo. questa. Oppure mi Mettiamo dici, questo. facciamo questa, ci salutiamo Sì, con è un questa. pezzo Perfetto, allora, buono, bene. bello. Ok, dai. Ecco, un'altra canzone, insomma. Altro tuo Questa piccolo gioiello. vinse un premio lì quando lo facevano lì a Radio Z. Ok, Quel ah. premio, il microfono Il d'oro. microfono d'oro, quell'Angelotto che ricordiamo, Angelo Giovetti, che è venuto a mancare lo scorso Sì, Natale. Grande Angelo, un pensiero a te. Bene. Fausto, è stato un piacere averti qua. Buona vita sempre, buona musica, ancora tante belle, grazie mille, tante speriamo di rivederci presto con delle novità. I Noi tuoi ci siamo. telespettatori, grazie per i messaggi, vi saluto tutti, spero di rivedervi anche in serata. E cosa dire? Andiamo avanti con la musica e con i sorrisi. Assolutamente, grazie Fausto. Grazie a voi per averci seguito. Buona continuazione di giornata. Scappo subito negli studi di Radio Sorriso per iniziare il pomeriggio insieme. Ci ritroveremo domani alle 13 qui al Giro di Tacco. Il saluto finale con Matteo Tarantino, bianco, rosso e verde. Grazie ancora a voi tutti. Grazie Fausto, buon tutto. Grazie, buona Grazie, ciao, giornata. arrivederci a tutti.